Deve far vedere che ha già compiuto 30 anni e non ha esperienze lavorative, questo volevi dire? Sei vivo? Sì, sei vivo, cazzo, incredibile. Se vinco il fight sono vivo. Uno l'ho fatto. Oh! Tendenzialmente negli edifici si sale con delle scale. Poi se in casa tua usi le funi, non lo... Salve a tutti ragazzi e bentornati nuovamente qui sul mio canale. Come potete vedere, dopo tantissimo tempo, circa 2 mesi, siamo tornati con Battlefield 2042. Come appunto vi dissi mesi fa, era praticamente febbraio, i primi di febbraio, con l'uscita di Gran Turismo 7 avevo chiaramente detto che avrei giocato solo a quello. Infatti questa cosa è andata avanti per almeno un paio di mesi, fino a qualche giorno fa. Adesso che comunque, come in molti sapranno, mi sono fatto un PC da gaming con le contropalle, dai, non è nulla di che magari a livello di scheda video, perché monta solo una 3050, però il resto dei componenti vi assicuro che è veramente di alto livello, cosa che appunto mi ha permesso di riprendere a fare live su Twitch anche con una certa qualità. Ed è appunto per questo che in questo video, quest'oggi, vi propongo due partite prese da un estratto live su Twitch. Ragazzi, mi raccomando, seguitemi live su Twitch, avete tutti i link in descrizione. Naturalmente c'è anche da dire che con i 2 mesi che non ho giocato ho perso parecchio la mano, però mi sto cercando di riabituare. Dai, più o meno sta andando. Questa in teoria dovrebbe essere la patch 4.1 o la 4, non mi ricordo. Non giocandoci da un po' ho perso un po' la cognizione del tempo e soprattutto dei numeri delle patch. Comunque sono andati a ritoccare qualcosa, per esempio il numero di ticket in base alla mappa. Hanno tolto sfondamento 128 giocatori, hanno fissato qualcosa a livello di danno della torretta di Boris. Hanno ritoccato un po' anche il rinculo delle varie armi. Onestamente non vedo nessuna differenza, però questo qui è quello che viene detto. E sicuramente ci sono stati anche degli altri miglioramenti, però non ho notato. Ultima cosa prima di lasciarvi il video: naturalmente ragazzi, è pur sempre un estratto live, quindi sarà a 30 fps, la qualità è quello che è, sicuramente meglio dell'altro PC, però ancora devo vedere un attimo come migliorare qualcosa, sempre che si possa fare. Quindi a parte questo io vi lascio il video, fatemi sapere naturalmente che cosa ne pensate, buona visione. Comunque a parte questo ho notato che hanno tolto la 128, raga. Sì, hanno levato la minchia 128. Cioè, come praticamente mettere le palle sul tavolo e tagliarsele, perché comunque il gioco era basato per quello. Ma la 64 c'è su sfondamento. Non c'è su sfondamento. Sfondamento 128. Ah sì, quella modalità dove si camperava con i veicoli. Minchia, quanto godo, cazzo. Comunque io da quando hai messo il nuovo microfono non è che ti sento tanto meglio, anzi, ti sento come se fossi lontano più che altro. Se fossi lontano? Ah no, sì. ho capito perché, aspetta. Non avevo rubato le cuffie, date 100 euro per fratello. Adesso sicuramente. Oh, minchia, ora l'audio da radio 105, figa. Io caro. No, è perché ce l'avevo su in verticale, cazzo, mi ero dimenticato ecco. Di dirlo. Perché anche ieri era così, però ho detto, boh, sono l'unico che lo sento male, non voglio fare figure di merda, capito? Aspetta, che mi ho visto. No, raga, a me sto fucile fa vomitare. Se volete che io lo utilizzi, 1000 euro di donazione. No, giuro, mi fa veramente vomitare a me. No, spettacolari, siccome Marco Togni. Un nemico in meno. Sto ricaricando. Riesco a killare questo fucile solo quando il tizio è fermo. Occhio lì sotto, amico. Ce n'è uno qua tra quei container qua, credo, Nemico eliminato. Perché sono morto? Ma non mi ha ammazzato, allora, dietro un container. No, chi l'ha sentito questo? Qua ha fatto il giro, non si è sentito nulla. Ad esempio su Manifest sono rimasti 700. Una bella boiata, era difficile farle tutte da 1000. Non so. Oddio, infatti a punto il fatto è farle tutte da 1000. Ma non ha caricato. Minchia, che nervoso quando succede, eh. Come t'ho preso? Bersaglio battuto! Insomma, ha dato meno colpi e ha fatto più danno. Assurdo. Una domanda, L'hai già fatta? No, scherzo. Vabbè. Da quando è che la C42 Super BBX da un metro di distanza? Da sempre, la C42 è il top dei top, il massimo dei massimi! Come dice Batacchi. Mortacci tua. Con i pugni nelle mani. No! Minchia, sono dietro qua. No, non lo dire così. Guarda lì, Pedrox come gioca. Uno mi dà una siringata di culo. È empiricale una siringata di culo, per cortesia. Io sono morto, ma non perché voglio essere animato, perché cerco di spottarlo nel più possibile. Sono tutti qua. Ce ne sono tre qua. Perché mi ha messo un
un 4 per sul PBX. Gioco, hai qualche problema? Bella idea quella tua, Teo, di usare Dozer. Erano in tre, erano. Occhio davanti, raga, è pieno, eh. Ma vai, io arrivo con le NTV, figa. Arrivo a fare il finto fenomeno che non sono. No! Sono scappato nel punto dove c'era gente. No, non mi va di usare il K30. Raga, non mi avete detto che erano i 50, però. Vabbè, non te l'abbiamo detto perché erano 49, bro. Inutile che ti avviso per 49 persone. Ti avviso quando sono 50, giusto. Ah, bene. Eh sì, dobbiamo essere precisi. Come gli svizzeri. Dai, raga, mi recupero il ratio facendo kill sui bot. No, un nemico dietro. Ma sono spawnato qua, come fa ad essere qui lui? Non l'ho capita sta cosa. Io sono spawnato lì, quello è già lì. Un attimo, ti curo io. Non so, è una cosa che vorrei capire. Andiamo con gli armi normali. Le armi normali? No, no, aspetta, 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 questo argomento mi piace. Armi normali quali sono? Normali intendo mitragliette nel fare. Era quello che volevo sentirmi dire. Che entravano tutti tranquilli. Allora, Ale, aspetta, si fa così. Mamma mia, la cappa da lontano, porco Giuda. No, lo smetto. No, questa la clippo. Questa la clippo. Ho fatto il marker con se esiste l'impatto diretto da C5, ho fatto questo. Mi ha dato una kill che non ho fatto, raga. Della serie Tottini, fammi la bella pubblicità sul gioco. Giuro, quella kill non l'avevo fatta mai nella vita. Il Ranger deve crepare quando quello che l'ha chiamato muore, figa. Non me ne frega un cazzo. Eh no, era meglio togliere le piastre da Angel, era meglio. Ma cazzo, era meglio. Era meglio. Sì, ma già il fatto che hanno levato la 100 breakthrough 128 mostra che la 128 è una sinistra, ecco. Fatto, fatto. Ah no, non era lui. Marta, non morire. Nemico a terra. Occhio lì dietro, ce n'è un terzo, eh. Sì, ho visto. Occhio, Teo. Io miro a sinistra. Ah, ma c'è anche il settore D. Che è morto un alleato qua? Chi l'ha fatto sto alleato? Ti rianimo io, bro. Tranquillo, tranquillo. Pensate senza senso, dopo la guardo. No! Che c'è un verme. Ah no, è Sanders. C'è un verme. Ho fatto hit marker con lo scudo. Io ho fatto hit marker in impatto diretto col C5. Fa un po' Ma veramente hit marker con lo scudo? Non lo puoi fare, è impossibile. Ma nel senso che gli ho tirato sul muso e lui è rimasto vivo. Fate il marker, ho fatto. E lui è uscito, ma ho fatto. Uscito, era già lì. Una domanda, ma sorella, vuole crepare? No, era meglio togliere le corazze a Angel. Piuttosto che diminuire la salute di quel coso. Sarà la risposta a ogni cosa, Peroni. Ma certo. Peroni. Mo mi fa sicuro. Beh, per forza. Papperoni, peperoni lì. Questo va in giro sempre con l'amichetto Ranger del cazzo. Non ho capito, è la quarta volta che lo. Sì, non so se hai presente a scuola. Sicuramente in classe avrei avuto qualcuno con l'insegnante di sostegno. È un po' la stessa cosa. No, dai, ma quello con l'elicottero. No, scherzo, era. Questo è lo skin finale che deve far vedere che è forte, no? Con tutti e tre i distintivi dell'elicottero. Deve far vedere che ha già compiuto 30 anni e non ha esperienze lavorative. Questo volevi dire? Secondo, figa. Mamma mia, che kill hai fatto. Vai sotto sta scrivania e mi fai una dubbio, gli fa mo. Questa me la ciucci per bene. Prima la palla a destra, poi la sinistra. E poi vai col birillo centrale, vai. Questa è bella. Clippate qua, raga, prima palle, poi birillo. Piaciuta sta kill, ragazzi? Altro che le cecchinate da pro. Queste sono le cecchinate di bazooka. Il Dingo in chat dice che la torretta è stata depotenziata. Però, sì, boh, ancora non ho potuto constatare. Ma cosa? Ma se l'ho preso e non vi ha dato vite, mi ha fatto esco. Ma è la vita vera. Allora, via uno. Sta partita vorrei proprio cancellarla dalla mia vita. Un attimo, ricarico. Scambolo pure. No, cazzo. Sì, non miro più da sta distanza perché tanto lo manco. Un nemico. Lo rianimo qua. Ah, perché sta già facendo lui. Cazzo, avevamo fatto i complimenti. Ma quindi la corazza adesso chi te la dà?
Nessuno. Nessuno, cioè, bro. Dice quell'icona lì in blu basso a sinistra lì che è zero, ma potrebbe anche non esserci volendo. No, soltanto quando... No, vabbè, quella lì è comunque la corazza che ha il soldato, quindi se qualcuno te la passa... ma non puoi passarla. Soltanto quando ti rianima un angel te la dà, appunto. Ah. A meno che tu non al posto della casa di... al posto del cuore non hai... Sì, me la ricordo sta battuta, la ricordo bene. Era una partita di Champions, dopo il 90esimo. E te lo dice uno che di calcio manco lo segue il calcio, però se li ricorda queste cose. Che cazzo vai, E laggiù, comunque se vuoi. Chi è che ha cambiato voce? Alex. Sì, allora, questo qui con il K30 è praticamente... Minchia che smirato. Questo qui c'ha la Cronus. Dai, va bene. Questo qua aveva la kill già, l'aveva già comprata prima ancora di aprire il gioco. Sì. Ne ha comprato due. Aveva un quarto di vita, K30 di fire, non gli è entrato un colpo, io sono morto. No, io quello lì che t'ha ucciso l'ho smirato, onesto. C'è un carro lì. Dai, raga. Cioè, da accovacciato poi mi ha preso in testa. Proprio cose che... Boh. Si sale qua sopra. Oh, tendenzialmente negli edifici si sale con delle scale. Poi se in casa tua usi le funi, non lo... Beh, io immagino che Non trovo le scale. Quello è un altro discorso, ok. C'è gente che va in giro come i bot, non premono neanche le tre, vanno in giro camminando. E ti killano, no? ma queste cose accadono a tutti, è tranquillo. No, c'è uno con la C42 di qua, se ho sentito... No, eccolo. Dai, guarda come gioca sto soldo. Come gioca? Sono sdraiato per terra. Ale, sotto di te, ti prego. Empirica, no. Fermo, guardalo. Ah, è quello che usava l'elicottero. Ma che bordello c'è su C1? Una domanda, devo tryhardare il tryhard. Non mi fa manco... 300 okay. Di ping e tryhard. No, non devo spawnare qua. Sì, però se non gli entrano gli Dio, che cazzo faccio? Vado a vendere le arance. Non ho capito. Mamma mia, bella sta kill, eh. Bella. Di quello che ha detto Empirica, perché anche quella cosa lì non è male. I nostri carni invece lo sono deficienti, no? Sono nello spawn, a tirare cannonati. Allora, io sono braccato da due carri armati, non due. Godo, coglione, così smetti di stare fermo. 3 su C1, dov'è sta gente su C1, raga, dov'è? Fatto. Sto coglione ancora fermo. Codardo. C'è una coglista gente figa la lilla le reparazioni. Porca troia. Fa tanto il bullo, Dio caro, poi scende dal carro. Schettino, figa. No, questo è ancora un insulto. No, vabbè, ancora sdraiato, hai rotto il cazzo. Ho fatto però un nome, non ho associato nessuna parola a nessun nome. No, dico, paragonare qualcuno a schettino è una cosa molto brutta. Vabbè, ma perché la gente sa. Se lo merita. No, vabbè, oddio, togliere il dono della parola a un tizio del genere, che è una cosa molto bella. La chila questo, ragazzi, veramente, mamma mia. Domani vado in centro a Bergamo e do 1.000 euro a una persona. Oh, raga, io domani vado a Bergamo, chiamo al lavoro, non ci vado, magari trovo Ale. 1.000 euro li prendo io. Minchia, umiliato questo, no, ho sbagliato spunare. Umiliatissimo. Posso dire che riesco a fare il quick scope soltanto con le siringhe? Già qualcosa. Occhio, qua fuori stanno cercando di trovare il petrolio. Sì, vabbè, quello laggiù come lo mettiamo? Aspettate. Segnali, eh? No. Dai, mi ha scivolato giù. Pezzo di merda. Ma era sdraiato sto coglione che mi ha killato? Sì. Allora, adesso gli vado sul cadavere, gli salto sopra la tomba e gli sputo sopra pure, ok? Aspetta. Sì, ma io sono morto ancora prima. Questo qua. Puh. Ok, questo qua. Dai, 32 bombe, sei morti. Da canale, sta roba. Si può dire da canale, eh? O dovevo farne 50? Da canalis. Vabbè, da canali si sempre. No, raga, sfondamento 128, veramente. Cioè, trovi proprio i peggiori, trovi. Cioè, sfondamento 128. Io ho incontrato di quelle persone che veramente avrei voluto appoggiargli le mani al collo, veramente. Ma veramente. Confermo, cioè, alla fine io giocavo solo su quella perché da solo in conquista era. Come si chiama la mappa del porto di notte? Manifest. C'era gente che si piazzava già nel settore dietro, sulla collina, carro, da lì sì, ti bombardava. Sì, mamma mia, che schifo. Cioè, ma a soggetti del genere cosa gli devi dire? È ovvio che uno perde la pazienza, ma pure il Papa l'avrebbe persa. Io vado di PBX, vai. Minchia, Orbital esiste ancora come mappa, non lo sapevo. Sì. Ma su sta mappa avevano spostato qualche bandiera, no? No, ma non penso proprio.
No, hanno tolto le piastre a Angel, però quelle le hanno tolte, confermate. Ultimamente ho giocato molto poco a Battlefield 2042, l'ultima patch non l'ho ancora provata. Io ho ripreso due giorni fa a giocare a Battlefield. Ma è un carro questo qua sopra? Sì. Sì. Via, via, via. Io passo da sotto. Vado su B2. Da dietro. Perfetto, è l'operatore perfetto. Occhio su B1, c'è gente, In questa posizione. Aspetta, B1, B1. B1. Oh, aspetta che torno indietro. Preso. Aspetta. Non so se era l'unico. Andiamo su, su B2, andiamo su B2. Aspetta, Mick, fammi andare. Poi è esploso avanti, ma quella era una coincidenza, se no si muoveva era morto. Cazzo. Non va bene questa cosa. Le coltellate solo io le posso tirare. E allora che cazzo devo fare? Camminate. Io c'ho lo stemma del coltello vicino al numero civico di casa. È una brutta zona allora dove vivi, eh. La gente deve sapersi già difendere all'età di 8 anni. Con i coltelli. Dietro? Vabbè, è stato intelligente, ha sparato a quello senza scudo. No, perché ci sono dei fenomeni che vedono due persone e sparano a quello con lo scudo, quindi dai. È qualcosa nel senso, qua. Ce ne sono 8 dove, tra l'altro. Saranno sopra. Ah, un bot. Minchia, ma stanno giocando stra aggressivi sti bot. Non è un bot. Cazzo è? Ma io ho mirato il mira. Pure da dietro. Ciao. Guarda questo dove gioca, puttana Eva, guardalo, va che cazzo di deficiente. Voi siete sul carro? L'ho rubato a quello di prima. Oh, mori. Rane. Qua arrivo il killer. Pezzo di merda. Ah, ma era dei bot la jeep, mi sa, eh. Apre o no? No, cosa? No, vabbè, questa è lì dietro il container. Preso. No, questa morte è incredibilmente scandalosa. Senza sparare, questo è riuscito a farmi fuori. Voglio anch'io il suo talento. Questo qua ha tirato fuori l'arma e... Boh, fatto. Vai, Teo, sono tutti là davanti. Sto imbecille sta solo in Edlich. Quello che prima hai detto l'ho colpito solo in testa, non è morto. Guarda, vai, lì fermo. Fa AD con la tastiera. Non lo so. AD che fa sinistra destra. Datemi un secondo. Non so se avete presente. Vabbè, lo dico a Teo che già la sta usando la tastiera. Jeep. Adesso col C5 c'è la Jeep. Uno era sceso, dove è andato? Lo avrete fatto. Della 50 mm spero. Nel videogioco però, naturalmente. Posso dire di no? Nemico abbattuto! Assolutamente sì. Sono una brutta persona. No, puoi dirlo. E anche nel caso fossi una brutta persona, cosa c'è di male? Mi ha ammazzato uno da dietro, occhio. Ha un McKay qua. Sì, mi sa che è quello che ha fatto me. Porco! Sei vivo? Sì, sei vivo, cazzo, incredibile. Non sì, se vinco il fight sono vivo. Uno l'ho fatto. Oh! Minchia, ha messo a cuccia con una bastonata sulle gengive, guarda. Giuro, eh. Proprio messo a cuccia, hai presente? Hai mai messo a cuccia un cane? È praticamente la stessa cosa. Ma io mi metto McKay alla prossima morte. Vaffanculo. L'unico modo per fare sti coglioni, perché sicuramente stanno sorvegliando le scale, sicuro. Il problema è che essendo che l'obiettivo loro ci spawnano sopra proprio adesso. Vedi. Uno è sceso. Bravi. Assist di cosa? Ha dovuto dare la kill a un giocatore di COD, va bene. Lo sapevo che lo dicevo. Minchia, che cazzo devo dire? Non lo so. Fuori. Sparato prima, dio caro. Ma tra tutto il team, solo noi siamo stronzi. Sì. Esatto. Ci piace la challenge. Sto Bloom, Peiko. Dai. No, dai. Oh, quella era una kill, però. Da dietro. Sarà un arabozzo che gioca lì nella sua caverna. Da terrorista. Sì, tutto il team siamo noi. Perché qua a fare i deathmatch. Godo. Devo ricaricare. Io sono qua, ragazzi, dite che lo sanno che sono qua. No, empirica, tu sei matto. Cosa ha fatto? No. Esplodi. Questo gioca solo fuori, raga. Cioè, sta lì fermo, aspetta che le persone arrivino e fa le kill. Cioè, questo sta giocando solo così, eh. Te lo giuro. Non lo becchi mai quello che si muove, mai. Metti in un punto.
bravo, Empirical grande. Passano le persone, fa kill, cambia punto. Passano le persone, fa kill. Quello così sta giocando. L'ho preso con due colpi appena in testa, minchia, mentre stava correndo. Fammela proprio regalata. C'è un attimino di gente qua fuori. Uno l'ho preso. È morto. Oh, non pico e lo ti beggo pure. Bravo, ti begga. Dilli che anche da parte mia. Attento, cazzo. È quello di prima che si piazza lì con un fucile di merda. Vediamo se riesco a prenderlo. No, Wildcat è nemico. Morto, sicuro. Se il carro alleato mi... Avanti dritto. Abbiamo un nuovo carro. Tirato giù, fatto. Easy. No, non ci crederà. Stava per far fuori la carcassa del coso. Lulalz. Erano in due. Attento. Ale, quello che ci sparava da lì, qui in mezzo al cespuglio, sai che operatore usava per non farsi venire ad acchiappare? Pike. Appena ti avvicinavi, ti spottava. Assurdo. È proprio vero che le ciambelle non escono col buco per forza, cioè... Non è neanche una ciambella, quello è il problema, è un plum cake, quello di proprio... della mulino bianco, no? Minchia, in chat abbiamo uno che nella società conta parecchio, si chiama Alan. Buonasera, è passato un po'. Sto 17-1, me lo alza poco il ratio, oltre che qualcos'altro, no? In mezzo a due oggetti tondi. Allora, quello non so se trovo. Quello non lo sai, però il ratio sicuramente, dai. Il ratio sicuramente. A parte che non lo possiamo neanche vedere. Io non ci tengo. E tanto non lo potete manco vedere il mio, perché mi sono nascosto dal tracker, quindi... Anzi, faccio così, chi vuole vedere il mio tracker gli mando il link, però deve pagare. Le tasse non si pagano da sole. Vaffanculo, che cazzo. Il dai poi l'impostazione. Non vi preoccupate, ragazzi. Ma c'è un bot invisibile, ragazzi! C'è un bot invisibile! Sì, eh? Oddio! Non lo puoi uccidere! E non muore neanche! Oh no, è morto, l'ho killato! Cristo! Ma Dio caro, io sono proprio un coglione. Cazzo è? Oh, questo a dimostrazione che quando il gioco vuole far diventare invisibile anche uno online lo fa, Altro che botte dei miei coglioni. Cioè, pensa se quel bug fosse capitato a uno online. A caso poi, è capitato, per modo di dire. Succedeva inizio gioco. Vedi. Sai quante volte sono stato killato da uno invisibile? Mamma mia. No, Pike spot anche quando attiva il tasto, cioè ha l'abilità che attiva e vede. Io non sono qua a mirare il cavo, ti prego. Ma Pike spot anche se tu la colpisci, Sì, anche quello, però dico... Sì, cioè, tu non hai visto nulla. È più importante che spotta quando decide lui. Cioè, se so che uno mi sta venendo a prendere, io quell'abilità l'attivo, non è che non l'attivo. Ma devo ricaricare! Questo era quello che campirava. Ma il Wildcat... No, è mio. Ok, Empirica, c'è gentaccia. Ma come mai non è più? Si è buttato giù il coglione? Ma c'è un Wildcat nemico sul tetto. Sì, c'è un Wildcat nemico sul tetto. No, ma mettetecelo un altro ping suo perché non si vede. Ha ucciso e vorrei sapere come, visto che ero dietro a un muro, E adesso vorrei capire come ha fatto a uccidermi. Punto di passo. A forbice. Ho detto che saliva qualcuno. Quanto godo che l'hai fatto. Me ne vado. Ma sì, c'è un Wildcat sopra il tetto di quell'obiettivo qua. Adesso vorrei sapere se Dice è orgogliosa di queste cose che ha fatto. Sali, Cristo. Questa è l'amicizia che il bug, sì, è il Tanini. Chiamiamolo bug. Non... Cos'è che mi sta sparando? Ho pagato 100 euro, quindi vorrei un gioco completo. L'ha detto Teo al posto mio, però io condivido appieno dove devo firmare. C'è un antiaereo sul tetto, c'era un antiaereo sul tetto. Dai, ma come? Va bene, dai. Solo io riesco a morire in un colpo, Dio caro, sono uscito dall'angolo, già questo mi stava sparando, sono morto in nulla. Dov'è? No, è morto. Ho fatto mic. Mi aiutate a far fuori quell'antiaereo. È ancora sopra? Certo, non ancora sopra. Sto salendo. Ma io non ho lanciarazzi. Salgo. Jake lo prendiamo dopo. Va bene. No, dove è andata? Quanta gente c'è qua sopra? Ma salgo e muoio, guarda. Ma mi sparavo? Ma che salendo, Ale? Ah, erano boh. Ah, è qua, guarda. Mi ha killato, Vorrei dare un pugno alla tastiera, però poi mi ricordo. Devi buttare i soldi, ne vale la pena. No, non lo faccio. Raga, dalle scale qua ne sta salendo uno, Ok, fatto. Raga,
raga, sono solo a 2. Dai, cosa avevo fatto? Stavo per fare la roba là. A 2 è libera. Stiamo perdendo a 1. Ma a 2 è quella sotto. Sì, perché stanno conquistando, ho detto passi, dai. Io sono una torretta nemica. Sta bloccando. Sono in 2 su a 1, Dove è andato quello? A 2 la stiamo prendendo, sì. Andiamo su B1, raga, andiamo su B1. Un attimo, c'è uno su A2 che non riesco a peccare. Ragazzi, no, mi sta sparando una mano. Boh, non c'è più una roba. Si sposti, sì, vada. Ciao. No, ma è un bot. No. Quindi in B, quale B1? B1. No. Era nell'angolo. È quello che ha fatto me, Teo, sì, è quello che ha fatto me. Ce n'è uno qua, io se ve li spotto, sto qua a fare lo spotter io, sta facendo il giro, Io ci provo. Hai visto quanto è broccolo questo? Va, non prova manco delle slidate per aggirarti, niente. No, sono due. Cazzo di broccolo. Ah, ma t'hanno killato. Lo scudo non c'ha cupe. Mamma mia che spawn, ragazzi. Oh, ma quello muore o? Bello sto spawn. Mamma mia che spawn. Oi. Qua? Fatto uno. E mi sono ripreso la kill su It's Jake. Ok. Dai, ma ho mirato. E qua, raga. Con McKay, testa di merda. Ah, ma stiamo perdendo uno. Rifornimenti. Non me esatto. Tranquillo, si gioca per le kill. Tranquillo, siamo in vantaggio di tanto. 27-3, golosa. Questi vanno tutti sul canale, vanno, perché tanto non c'ho il cazzo e soprattutto il tempo di registrare. Non c'hai il cazzo? Sì, sì. Ma mi dispiace. Mi sono un po' compromesso con questa dichiarazione, però vabbè. Ormai è fatto. Pezzo di merda. Ma non dirmi che c'è seriamente la gente che sta mirando. No, che seriamente. No, aveva la torretta dietro, no. Questo è spawnato qua, Ale. Dove ho messo il ping? Come fa? Vorrei dire che sempre lo stesso con l'Osprey, comunque sempre lo stesso con l'Osprey. Occhio, qua. Tiro altri fumogeni, aspetta. Qua. Arrivo. Usciamo tutti. Dai, Dio. Un attimo. E sono sopra, il problema è che sono sopra. Non so, sono dei camperoni testi. Qualcosa per te! Grazie. Facciamo il giro, Ale, facciamo il giro, via. Gli ho lanciato una Peroni. Bravo, vedi, marca Peroni, sponsor del canale, naturalmente. Loro non lo sanno, però io sì. Aiutati, cioè ho fatto un hit solo perché... Un giorno all'altro dovrei chiamare, oh, Peroni. Sto cazzo di sponsor me lo pagate o sponsorizzo gratis? Cosa sta roba? Io mi sono rotto il cazzo della gente, Nemico eliminato! Gioco, guarda come gioco. Scusa per lo scam sulla kill, No, dov'è quello? È qua dietro. Occhio un altro. Preso, assist. Helicottero. Aia. Mi sta sparando uno. Mi ha ammazzato questo col PP29. Tenetevi che ci provo. Sì, ma poi il PP29 tedesca. Niente, non sapevo fosse là, niente. Che spawn, ma porco dio, non ti dai neanche più sotto attacco, non più sotto attacco. No, non ti fa manco più scegliere, è proprio il regime di dittatura che io non condivido. Cecchino. Eccolo, lo vedo. Prova a cannonarlo. Mancato. Preso. Tieniti. Ho sparato un razzo. Mamma, vabbè, livello 28, no, poverino. Sti razzi hanno rotto i maroni. Non ha caricato, che merda. L'LCMG diventa praticamente un mitra con canna corta e munizioni da scontro ravvicinato. È una merda. A me non piace la lentezza. Raga, è one shot, fatelo. È one shot. Niente, lo faccio io, dai. L'ho mancato. L'ho mancato da fermo. Bel game comunque, 30 bombe, 4 morti, mi va bene, bello. Vabbè, abbiamo giocato bene tutti alla fine, Siete felici. Sì, no, io non so capire i miei colpi a volte dove finiscono, è incredibile. Ottimo lavoro. Alza la cornetta, numero verde DICE, e chiedi spiegazioni. Ah, primi di nuovo, così, tanto per cambiare. Arrivati a questo punto, ragazzi, spero che questo video su Battlefield 2042 vi sia piaciuto. Sicuramente sul canale arriveranno solo estratti live, perché come molti di voi sapranno, ho ripreso a lavorare fisso, quindi praticamente ho un giorno di riposo a settimana.
settimana, sabato faccio mezza giornata, non c'è più il tempo di mettersi lì alla scrivania e registrare. Forse Gran Turismo ancora si può fare, perché è un contenuto molto più facile da fare. Però per il resto, se usciranno video in generale sul canale YouTube che non sono di Gran Turismo 7, saranno estratti live, ragazzi. Purtroppo è così. Io come sempre naturalmente vi ringrazio per il supporto, passate in descrizione nuovamente per il link di Twitch e nulla, ci vediamo a un prossimo video.